Ben ritrovati a tutti ragazzi e buona serata a tutti. Ben ritrovati ovviamente in questo nuovo video. Parliamo di tennis, ovviamente. Scusate un pochino l'orario, il ritardo, ma ho avuto dei problemi comunque non dipesi da me. Ma comunque siamo sempre qui a commentare lo sport, che è una cosa fantastica e fondamentale nella vita dell'uomo, almeno per quanto riguarda il mio punto di vista. E partiamo subito da quello che è successo ieri sera, anzi, partiamo dal fatto che comunque oggi è stata una giornata positiva e lo potrebbe essere ancora di più. E adesso vi spiego il perché. Ma partiamo da ieri sera, ci eravamo lasciati con Travaglia che era in vantaggio, un 7-0 e se la stava giocando, si stava lottando comunque, si stava impegnando per portare a casa il secondo parziale e quindi il match contro sicuramente un giocatore più esperto sulla terra, sto parlando dello spagnolo Munar. Ebbene, Travaglia gioca, vince e convince 2-7-0, 7-6, 7-5 ai danni dello spagnolo, quindi grande stetone Travaglia. L'altra partita della serata era in scena a Palermo, il WTA 250 di Palermo ovviamente, dove era impegnata l'italiana Gatto Monticone contro l'australiana Inglis. Purtroppo una sconfitta sonora per l'italiana 6-3-6-2. Ma veniamo subito alla giornata di oggi e partiamo ovviamente da Umago, dal torneo in cui sta giocando Stetone Travaglia, che come ho detto poco fa ha superato il primo turno. Ebbene, Giannessi subito dopo aver superato le qualificazioni comunque gioca veramente bene contro Vesely e porta a casa il match 2-7-0, 7-6-7-5. Quindi grande Giannessi che in questo ultimo periodo sta facendo vedere comunque cose buone. Non è più giovanissimo, ma non è neanche vecchio, comunque ha 31 anni. Perché no? Può sicuramente rimettersi in gioco, magari a medio-alti livelli, quindi grande Giannessi che supera il primo turno. Caruso non ha giocato, quindi si è ritirato, ha dato forfè, ma forse è meglio così perché negli ultimi mesi veramente non ne ha più azzeccata una. Ha bisogno certamente di ritrovarsi, e per ritrovarsi c'è bisogno comunque di riflettere e non giocare ogni settimana e continuare a perdere perché è come se fosse entrato, diciamo, in un circolo vizioso, in un loop che sembra non interrompersi praticamente. Non vince più una partita a livello ATP dal Master 1000 di Monte Carlo, dove faticò veramente tanto per battere un giocatore semi sconosciuto, padrone di casa, Catarina. Me lo ricordo ancora adesso, insomma, una fatica veramente incredibile. Servì anche un'interruzione per pioggia. Me lo ricordo veramente come se fosse ieri. E quindi Caruso che dà forfè, e forse è meglio così per lui perché magari avrebbe preso un'altra sconfitta e a quel punto magari si sarebbe anche innervosito e conseguentemente comunque anche arrabbiato e magari sarebbe rimasto deluso, insomma, sarebbe continuato questo circolo vizioso e quindi meglio così. Cecchinato batte alias Bedene, colui che sfida nel 2021 solo italiani. E lo batte 6-1, 6-4. Non ho visto il match, ma comunque vedendo lo score, il punteggio, pare che abbia amministrato bene la partita. Quindi bravo Marco Cecchinato. Adesso in campo invece l'ultimo italiano, Gianluca Magher contro lo spagnolo Pedro Martinez. Sono un set pari, Magher che perde il primo 0-6 in 20 minuti, mentre vince e reagisce e vince il secondo 6-3. Adesso siamo 2-1 al terzo e 0-30 a favore di Magher, quindi speriamo bene. Passiamo a Palermo, dove oggi erano in scena due italiane, giocavano due italiane. Lucia Bronzetti, che secondo me è la tennista italiana più in forma del momento. Una Bronzetti che si sta misurando in queste ultime settimane, in questi ultimi mesi, a medio-alti livelli, perché comunque non era mai, prima di qualche settimana fa, non aveva mai giocato praticamente a livello ATP, e speriamo veramente sia questo il trampolino di lancio per lei,
Già Losanna era arrivata ai quarti di finale, quindi molto bene, aveva dato molto filo da torcere alla semifinalista del Roland Garros, la slovena Zidanec. E anche qui oggi una prestazione molto buona, batte la testa di serie numero 5 di Palermo, di questo torneo, la bulgara Tomova, 6-4, 6-1. Prestazione convincente, un attimo di sbandamento nel primo set quando è sopra 5-2 e quasi vanno 5 pari, ma lì è lì proprio nel game cruciale. Che è stato questo appunto l'ultimo del primo set e anche il terzo del secondo set, che alza il livello, è concentrata, la Tomova magari torna a sbagliare un po' di più e quindi tutto va a favore della tennista italiana. 6-4 il primo parziale e dicevo cruciale il terzo game del secondo set, un game fiume, come si dice in gergo, sul servizio dell'italiana e fortunatamente portato a casa. Quella è stata la svolta del match perché subito dopo la Bronzetti brecca la Tomova, la bulgara Tomova, e da lì va poi tutto liscio, diciamo, fino al 6-1 finale. La seconda italiana di giornata, tra l'altro la testa di serie numero 1 del torneo, Daniel Collins, ha vinto facile e quindi avanza al secondo turno. Mentre la seconda ed ultima italiana in campo oggi è Lucrezia Stefanini, giocatrice 23enne, numero 252 nella classifica WTA. Anche lei comunque si sta affacciando a questi livelli in queste settimane, anche se comunque c'è da dire che qui a Palermo gli è stata data una wild card e è sotto un 7-0, no, anzi, in questo momento pareggia i conti, quindi era sotto un 7-0 contro l'australiana Sharma, numero 121 e certamente giocatrice più esperta di lei a questi livelli, era sotto 6-4, ma adesso ha vinto il secondo set 6-1, quindi speriamo bene anche qui come per la partita di Magher. Che dire, negli altri tornei poi ovviamente sono stati eliminati italiani, quindi non ce ne sono, magari ne parleremo nei prossimi giorni quando entreranno nel vivo. Sto parlando dell'ATP di Gstaad in Svizzera, il WTA di Gdynia in Polonia e l'ATP di Los Cabos in Messico sul duro, quindi sul cemento. E, che dire, le nostre menti, o meglio, le menti degli appassionati di tennis in questo momento sono divise fra questi tornei che comunque possono dare la possibilità a tenniste meno blasonate di mettersi in luce e possono dare la possibilità anche ad italiani, in questo caso quindi guardiamo in casa nostra, di mettersi in luce, di mettersi diciamo in risalto e confrontarsi, mettersi in gioco in questi tornei a livelli quindi più alti. Sto parlando della Bronzetti, sto parlando anche della Brancaccio ieri, che comunque è una giocatrice giovane, sto parlando anche della Stefanini che sta giocando in questo momento, che ha ricevuto una wild card, quindi tutte possibilità veramente che sarebbero da sfruttare, ma la cosa ovviamente non è facile. Dicevo, la nostra mente è divisa fra questi tornei, che comunque sono tornei interessanti magari per vedere giovani giocatrici, come ho detto, e ovviamente il torneo olimpico di Tokyo, o meglio, i tornei olimpici di Tokyo che inizieranno a breve. Quindi, insomma, concentrazione su due fronti, diciamo così, ma meglio così, più sport c'è e meglio è. Almeno questo è così è come la vedo io, insomma. Se vi è piaciuto il video lasciate un mi piace, supportatemi iscrivendovi al canale e al prossimo video. Buonanotte a tutti e buon proseguimento per chi seguirà anche magari il softball alle 5 di mattina. Buon proseguimento e buona partita a tutti.